Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Smart Talking, oggi dedicata alla comunicazione online. Quindi unire sia il mondo online che il mondo offline. Allora, adesso nella pagina in cui vi trovate, vedete il video e sulla vostra destra ci dovrebbe essere il form con cui potete eseguire dei inserire delle domande. Quindi, se avete domande da fare, man mano che ci sarà diciamo così, la mia presentazione, potete farle. Poi, alla fine della presentazione, andrò a vedere le domande e andrò a decidere a quale rispondere o meno. Le altre, possiamo anche in un secondo momento, vi posso dare una risposta, perché tanto le vostre email, tenete conto che tutto quello che vedrete sarà registrato e quindi successivamente vi sarà fornita comunicazione su come rivedere la registrazione e anche le slide. Ok, quindi siamo pronti per partire. Regia, datemi le mie bellissime slide meravigliose. Ok, allora, quindi oggi l'argomento che andremo a trattare è il mondo online. Adesso vediamo cosa vuol dire e come sfruttarlo al meglio. Prima di andare all'interno degli argomenti, voglio ringraziare Confesercenti Padova per questa collaborazione e diciamo, questo Smart Talking è un'attività che Enlove fa diciamo, come comunicazione con i propri clienti, con i propri diciamo così, le persone che ci seguono. In questo caso l'abbiamo fatto in collaborazione con Confesercenti, nell'ambito del progetto Mentore della Camera di Commercio di Padova. Vi consiglio di vedere anche tramite questo link tutti gli altri appuntamenti. Sicuramente vi consiglio l'appuntamento del 30 di novembre e 1 di dicembre di Giulia Bezzi, dedicata all'imprenditoria al femminile, ovviamente nella comunicazione online. Ma quello che parla chi è? Quello che parla è Salvatore Russo, sono founder appunto della società Enlove. Nella vita mi occupo di far crescere l'autorevolezza dei brand, quindi sono un brand builder e potete trovarmi sul sito enlove.it e sul mio sito personale. A proposito di eventi sviluppati con la società Enlove, oltre agli Smart Talking, che sono questi appuntamenti online, live streaming, dove parliamo di argomenti specifici dedicati alla comunicazione, soprattutto del mondo digitale. L'11 e 12 di dicembre realizziamo la nuova edizione di Earth and Love dedicato alla sostenibilità, quindi la comunicazione per far capire ai propri clienti, al pubblico, la sostenibilità del nostro business e quindi per farci scegliere piuttosto che andare dal nostro competitor. È meglio scegliere noi che abbiamo un prodotto ottimo e anche sostenibile. Ok, parliamo del online, quindi comunicare nei due mondi, nel mondo online e nel mondo offline. Questo termine da dove arriva? Arriva da Luciano Floridi, un grandissimo filosofo che lavora, diciamo, a una cattedra all'Università di Oxford. Ha coniato questo termine che poi è stato utilizzato per lo sviluppo di un progetto europeo per analizzare quello che sono le ripercussioni che ha il mondo digital nel mondo, diciamo così, offline. Per definire cos'è l'on-life, Floridi lo descrive come la società delle mangrovie, quindi che è ovviamente una pianta che vive in un clima salmastro, perché ha da una parte sia l'acqua dolce dei fiumi che l'acqua salata del mare, e quindi definisce così quello che è l'on-life. Dove vive l'uomo? L'uomo vive in entrambi i mondi, e quindi siamo un po' come la società delle mangrovie, dove i due flussi d'acqua, salato e dolce, si incontrano. Nel nostro caso, l'online e l'offline non sono assolutamente più distinguibili, e quindi passiamo in maniera fluida da un mondo all'altro. Come vi dicevo, è stato fatto poi da un progetto, un manifesto su tutto quello che riguarda il mondo online. Qui c'è un link e vi suggerisco di andare a vedere, perché
contiene tutto quello che sono gli aspetti problematici del mondo online e di cui dobbiamo assolutamente tenerne conto, come ovviamente invece le opportunità che possiamo ricavarne. Online, quindi questo mondo salmastro che stiamo vivendo, bisogna conoscerlo e grazie a questa conoscenza possiamo sfruttarlo senza farci del male. Una cosa importantissima da portare a casa è che la tecnologia non è semplicemente uno strumento, ma è ottima la definizione che danno appunto all'interno di questo manifesto che vi riporto, quello di indicare gli strumenti, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione come forze ambientali che modificano la concezione che abbiamo di noi stessi, che abbiamo degli altri e che abbiamo in generale della realtà e le interazioni che abbiamo con il prossimo. Quindi non è semplicemente come un megafono, quindi scrivo questa cosa su Facebook e la leggono più persone possibili. E tanti fanno l'esempio, il coltello, posso utilizzarlo per tagliare una bistecca o per fare male a qualcuno. Non è assolutamente così. Perché? Perché qui si va oltre lo strumento e appunto è una forza ambientale. Dobbiamo sapere, e quindi arriviamo al concetto di digital consapevolezza, dobbiamo conoscere quelle che possono essere le problematiche e trovare delle soluzioni. Ad esempio nel link qui che vi inserisco è un ragionamento che avevo fatto a prescindere dal concetto di online proprio su quello che sono o non sono i social media. Sicuramente non sono un semplice strumento. Dobbiamo capire quelle che possono essere le forze in gioco e utilizzarle di conseguenza. Quindi se sappiamo che gli strumenti del mondo della comunicazione influenzano il modo che abbiamo di percepire noi stessi, la realtà e gli altri, possiamo ovviamente ricavarne dei modelli da poi utilizzare per il nostro business o comunicare i valori della mia azienda. Quindi come facciamo a unire i due mondi? Partiamo da un concetto. Qual è l'atteggiamento che ha il pubblico, il percorso di acquisto classico delle persone, classico, diciamo più che classico, contemporaneo? Cosa viviamo oggi? Viviamo qui, ci sono diversi modelli, ma quello che mi piace portare sempre nelle mie lezioni è quello che ha realizzato Philip Kotler, le famose 5A. Quindi la prima A è vengo a conoscenza di un brand per uno spot pubblicitario, per un banner pubblicitario su Google o su altri sistemi. Appeal, quindi quel banner che ho visto nell'insieme di messaggi che ho recepito in questo periodo è quello che ha attirato maggiormente la mia attenzione. Che succede? Terza A, chiedo informazioni, mi informo su quell'argomento lì specifico. La quarta A, ho recuperato informazioni tali che mi porta a compiere un'azione, che è andare sul sito dell'azienda, comprare quel prodotto, richiedere informazioni specifiche in merito e così via. La quinta A è quando ovviamente rilascio, i miei clienti rilasciano feedback positivi nella mia azienda, diventano i miei primi ambasciatori, i miei primi influencer, e dall'altro vado a cercare sul mercato delle persone, delle aziende, dei brand che parlano nel mio settore, quindi che sono influenti nel mio settore, che possono aumentare la consapevolezza del mio brand su possibili nuovi prospect. Partendo da questo concetto lo mettiamo in pratica, quindi questa roba qua come si verifica? E qui vi porto la storia del monopattino. Il monopattino elettrico, cos'è che è successo? Il governo tira fuori il bonus mobilità fino a 500 euro per l'acquisto di monopattini elettrici o bici elettriche. Tutte le persone, dopo aver sentito Conte, cos'è che fanno? Oltre a quello che avete pensato, vanno a cercare su Google bonus monopattino e vedono ovviamente quali sono le tipologie di prodotti che si possono comprare. Viene fuori che è il monopattino e quindi va a cercare monopattino su Google e Google immediatamente dice: tu vuoi comprare un monopattino? Ti mando su Amazon, ma non sono pronto, perché vado su Amazon, vedo tantissimi prodotti, ma io fino a ieri non sapevo manco cosa fossero questi monopattini elettrici, quindi voglio ricevere maggiori informazioni e quindi ritorno su Google e Google mi dà
altre possibilità, oltre a quella di andare su Amazon, è quello di, quindi vado a spulciare diversi siti che parlano migliori monopattini elettrici, quindi vedo quelli che ogni blogger ha indicato come i monopattini che andrebbero acquistati. Dopodiché anche i blogger cercano di mandarmi ancora su Amazon a comprare il monopattino, ma non sono ancora pronto perché ho capito più o meno i modelli, ma ho bisogno di altre informazioni. E quindi cos'è che faccio? Vado su YouTube a vedere se ci sono dei YouTuber che con la loro buona volontà hanno realizzato dei video su come funzionano questi monopattini, oppure proprio fisicamente come sono fatti, se li posso trasportare o meno, e se ci sono delle caratteristiche particolari che devo conoscere. A quel punto sono più informato, torno su Google per cercare un modello specifico. Perché? Perché grazie alle informazioni che ho recuperato fino a qui so che ci sono diversi pesi e il peso può incidere tanto sulla trasportabilità o meno del monopattino. C'è la questione della tipologia di ruote, se piene, se con gel, senza gel, se con camera d'aria, se si forano o meno, i chilometri che posso percorrere in base alla batteria a disposizione, se c'è un'app collegata e quindi se oltre a utilizzare il mio monopattino posso collegarmi a una community o posso avere dei servizi aggiuntivi, la tipologia di chiusura, quindi se rimane sempre aperto, lo posso chiudere, se quella chiusura, dopo quante volte si può rompere o meno, se ci sono dei feedback negativi in merito, la tipologia di materiale e poi alla fine il prezzo, perché in questo caso qui interessa meno il prezzo. Perché? Perché abbiamo il bonus 500 euro, quindi dovrebbe essere la condizione ideale per chiunque voglia vendere un monopattino. A quel punto ho recuperato tutte le informazioni del caso e vado a cercare feedback su un modello specifico. Quindi vi ricordate la quinta? Cerco feedback di persone che si sono trovati bene con quell'azienda e hanno rilasciato delle recensioni in merito. Dopodiché torno su YouTube a guardarmi il video di quel monopattino specifico, non in generale, ma di quel monopattino per sapere delle caratteristiche in più. Ritorno su Google, a questo punto Google di nuovo mi manda su Amazon, ma sono pronto. Aggiungo il mio prodotto nel carrello, a quel punto, visto che ho fatto io tutto questo disastro di richieste di informazioni, credo che sia opportuno realizzare anch'io un articolo sull'unboxing del mio monopattino e dopodiché ci faccio anche un video. In tutto ciò, dove ci sono i negozianti? Qui. Niente. Ok, quindi ho chiesto informazioni, sono andato su Google, sono andato su YouTube, bla bla bla, non c'è nessun negozio che ha realizzato un articolo, si è fatto un video su YouTube in merito, ha capito che c'è questo meccanismo e stiamo parlando solo di un fatterello come bonus 500. Tenete conto che poi del 3 di novembre c'è stato il click day, c'è stato tantissime altre richieste di informazioni, più di 2 milioni di persone in 3 giorni collegate e focalizzate su questo argomento, e questa è l'attività dei negozianti. E niente. Ok, quindi torniamo qui. Tutto quello che vi ho detto è, se verificate online, sì, però in realtà non è l'unico modello. Queste 5A possono prendere e devono prendere forma un po' come la società delle mangrovie, quindi con acqua salmastra, quindi acqua dolce e acqua salata. Questo può essere un modello, ma in realtà ci sono aziende che utilizzano tutto offline. Va bene, sì, sono due modelli validi, ma in realtà quello che dobbiamo raggiungere, e siamo qui oggi per questo, un modello ibrido dove, per esempio, la prima parte venga a conoscenza del brand, può essere una campagna su Facebook, dopodiché mi è piaciuto, vado a cercare informazioni, lo faccio su Google, ma trovo il blog del mio negozio che ne parla, trovo degli influencer che ho ingaggiato che parlano dei miei prodotti e le persone poi possono venire nel mio negozio. Ecco perché ho voluto anticipare questo Smart Talking con la puntata di ieri dedicata alla Google My Business, perché anche in quel caso un esercente che in questo momento qui non ha ancora realizzato un piano editoriale, non sa manco dove muoversi in merito, Google My Business può dare già da subito la possibilità di essere presenti su Google e quindi raggiungere il risultato con la terza A. Chiedo informazioni e qualcosa viene fuori, ovvio. Dopodiché le persone vengono nel mio negozio e spingo
realizzo tutte le strategie per portare le persone poi a condividere la propria esperienza online. Ho gli occhi in ginocchio, o utilizzo delle tecniche, o sfrutto delle leve, che può essere, guarda che se mi lasci una recensione hai uno sconto per il prossimo acquisto, oppure hai la possibilità di, se ti iscrivi sul mio sito, hai del materiale informativo gratuito, o altre tecniche che si possono sfruttare per portare le persone poi a condividere il proprio pensiero online. L'altra possibilità è che sia la prima parte completamente offline, quindi al contrario, utilizzo il mio negozio per spingere poi le persone a andare sul mio nuovo e-commerce. E perché? Perché sull'e-commerce posso aggiungere nuovi prodotti, posso fare dei test con costi più bassi per poi portarlo dentro al mio negozio, oppure nel mio negozio tengo pochi articoli ma di un certo tipo perché voglio fare un negozio boutique, e invece poi permetto online di avere l'intero catalogo, perché per avere un negozio con tanti articoli probabilmente dovrei cambiare sede con dei costi fissi aggiuntivi e non mi conviene. Quindi in questo caso utilizzo il modello offline per attirare l'attenzione, soprattutto se sono per esempio in piazza in centro a Padova, quindi che dove c'è tantissimo traffico, utilizzo un piccolo spazio per attirare l'attenzione, e poi dico alle persone di collegarsi sul mio sito per ricevere l'intero ventaglio di prodotti. Ma queste possono essere tantissime possibilità, o come in questo caso sia la parte, diciamo così, di pubblicità e richiesta informazioni offline, sia l'acquisto può avvenire offline, e lascio online solo la parte di condivisione della buona esperienza. Sono solo questi modelli? No, si può cambiare tutto. Cioè, immaginate anche una struttura balneare. Per esempio, quando noi sviluppiamo l'evento Beach Love in estate, in spiaggia, quell'evento lo sviluppiamo proprio per far capire alle strutture balneari come loro possono fare campagne online per portare le persone poi a entrare nella propria struttura. Dopodiché, quando le persone sono nella struttura, devono vivere un'esperienza tale che devono portarli poi alla condivisione, e questo può essere un flusso naturale. Dall'altro è, ogni struttura deve inventarsi dei sistemi per convincere le persone a condividere quell'esperienza. Quindi il lavoro che dobbiamo fare è quello di allineare le nostre strategie online e offline, ma e quindi che possono essere tutto quello che noi possiamo fare offline: TV, radio, stampa, i volantini che vengono denigrati da chi fa attività digital, ma in realtà il volantino per alcune attività va benissimo, il porta a porta, il passaparola, il bigliettino da visita, ovviamente il negozio, sono tutte attività che mi devono portare a realizzare, a trasferire questa comunicazione anche su tutto quello che riguarda il mondo online. Quindi dal sito, dal blog, l'attività sui social media è quello che io chiamo smarmellamento, quindi è smarmellare il proprio contenuto come se fosse della marmellata su tutto il mondo web, che può essere siti di settore, utilizzare gli influencer, interviste piuttosto recensioni da parte dei clienti. Il flusso è solo da sinistra verso destra? Assolutamente no, perché deve avvenire anche dall'online verso il nostro negozio. Quindi da una parte devo spingere le persone a entrare nel mio negozio online, perché? Perché mi permette, ho dei vantaggi nei confronti dell'offline. E idem il contrario, l'offline, adesso lo vedremo, ha dei vantaggi enormi che l'online se ne può semplicemente sognare. Quindi le due cose, lavorando insieme, ovviamente mi possono portare il massimo dei vantaggi. Cos'è che serve? La prima cosa in assoluto che serve è quello di comprendere il mercato. E quindi iniziamo a vedere alcuni dati di mercato. Ad esempio Netcom, che è il consorzio del commercio digitale in Italia, ha di recente tirato fuori un'indagine dove le due attività, il proximity commerce e click and collect, sono due attività che stanno crescendo tantissimo, ovviamente nel periodo del lockdown di oltre il 400%, e che saranno dei metodi utilizzati anche nel futuro. Quindi lo utilizziamo oggi per necessità, ma lo utilizzeremo assolutamente anche in futuro. Cosa vuol dire? Compro un prodotto online e vado in negozio a ritirarlo. Questa è una enorme opportunità, perché
semmai fa parte di una strategia, perché online posso mettere un prodotto semmai di appeal che attira l'attenzione del pubblico e non costa tantissimo, ma poi verrà a ritirarlo nel mio negozio, e il mio negozio devo studiarlo per dire entri lì e non uscirai solo con quello che hai comprato online, ok? O almeno quello dovrebbe essere un'attività. O l'altra è di studiare dei sistemi per attirare l'attenzione del pubblico quando è nelle vicinanze del mio negozio per portarlo poi a entrare al suo interno. Dati di Ipsos, che è partner di Enlove, e quindi a tutti i nostri eventi ci fornisce dei dati per quello che sono, diciamo così, i sondaggi, le interviste fatte al pubblico su determinati argomenti. Queste sono, per esempio, le slide di uno smart talking fatto proprio dedicato al mondo online e offline. E cosa viene fuori? Viene fuori che ovviamente il negozio fisico ha delle caratteristiche peculiari che permettono di avere un vantaggio del mondo online. Prima di tutto è la possibilità di vedere il prodotto, di riceverlo ovviamente subito. E più che altro una cosa che secondo me viene ancora tantissimo trascurata è chiedere informazioni. Quindi è importante, lo vedremo in tutte le slide, come l'esperienza in negozio è oggi determinante. Quindi avere un commesso, una commessa svogliati, no, non è assolutamente questo il momento di avercelo. Quindi bisogna avere non solo delle persone con un atteggiamento propositivo e, diciamo così, positivo, dall'altro bisogna avere delle persone con grande competenza di quello di cui stanno parlando. Quindi non serve semplicemente un cartello, il prodotto è lì o il prodotto è là, ma diventare partecipe del percorso di acquisto. Abbiamo visto che la terza A è richiesta di informazione da parte dell'utente. L'utente, come abbiamo visto nella storia del monopattino, cerca informazioni in maniera massiva online, anche di prodotti che vengono comprati poi offline. L'acquisto della macchina avviene 100% offline, ma le persone si informano 100% online. C'è un dato di Google che tira fuori come una persona prima di comprare un'auto impiega fino a 3 mesi di indagini online. Quindi quando arriva in concessionaria sa tutto e vuole avere un venditore amico competente che gli dica informazioni tecniche, per ormai le sa tutte, ma che lo coinvolga in un'esperienza poi di acquisto del prodotto. Infatti in America hanno cambiato completamente l'approccio alla vendita. Adesso lo andremo a vedere con un caso. Il negozio fisico e e-commerce per il pubblico sono già percepiti come complementari, non sono percepiti solamente dai negozianti, perché pensano: io ho questo negozio qui, io so fare questo di mestiere, e il sito e-commerce non ce l'ho, oppure sì me l'ha fatto boh, oppure sì ho fatto, però non aggiorno i prodotti perché non ho tempo, oppure ho realizzato la pagina Google My Business e funziona così così, il blog non l'ho messo su perché non so scrivere. Ma non dovessi scrivere tu, dovrebbe scrivere qualcuno che fa quello di mestiere. Quindi invece per il pubblico è assolutamente complementare. Eseguo una parte del mio percorso d'acquisto online e poi vado a comprare il prodotto offline, oppure inizio il percorso perché sono in strada, vedo quel negozio lì, entro e inizio il percorso d'acquisto in negozio e posso concluderlo oppure ampliarlo con un'attività fatta online, ok? Quindi dobbiamo vederla in quest'ottica. Adesso vediamo diversi casi. La cosa importante è che ci sia coerenza, quindi non posso avere un sito e poi un negozio che sono, dal punto di vista della comunicazione, totalmente diversi e che hanno un approccio completamente differente. Come abbiamo visto, il pubblico vede l'offline e online come complementari e quindi deve essere totalmente fluida la comunicazione al suo interno. Quindi oggi l'e-commerce non viene visto semplicemente vado su un sito dove il prezzo è più basso, non è quello. Quello che è importante per l'utente è avere un servizio online che sia coerente con quello che sono le sue necessità, con anche collegato poi
la parte offline. Questo è un caso eclatante di quello che può avvenire proprio come comunicazione fluida tra un mondo e l'altro. Cerco il mio prodotto da app e poi vado al distributore a ritirarlo. La stessa cosa, per esempio, sta facendo Starbucks. La sua app l'ha ampliata anche con questo servizio. Ho la possibilità di scegliere subito tramite app la mia bevanda e poi vado nello store a ritirarla. Finish. Quindi non devo fare fila perché già sanno tutto all'interno. Arrivo che praticamente sanno già chi sono e cosa voglio bere. Questo invece è un altro caso, quindi invece dove il digitale diventa reale, perché tramite questa app hai la possibilità di indicare quelli che sono i prodotti che tu vorresti che venissero realizzati, poi ti presenti in questi store meme box e lo trovi realizzato. Quindi diciamo c'è una community di persone che utilizzano questa app e indicano come vorrebbero quel prodotto, poi meme box realizza questi prodotti e li presenta nel proprio store. Questo invece è al contrario, quindi è reale che entra nel digitale. Per esempio su Alibaba ci sono tanti negozi realizzati virtuali dove, per esempio in questo caso, il brand Valentino ha messo a disposizione i suoi prodotti e quindi ho uno store che dal punto di vista grafico dell'emozione è molto impattante, che poi porta le persone a comprare il prodotto online. Questo invece è una situazione ibrida. Per esempio siamo in questo caso sempre Alibaba ha creato questi specchi che si possono portare a casa, dove grazie a questo specchio posso praticamente indossare i miei vestiti e poi comprarli. Quindi ho questo specchio a casa con il catalogo dei vestiti di Alibaba, seleziono il vestito e me lo vedo addosso e dopodiché lo compro. Nel caso invece di Amazon, Amazon 4-Star come funziona? Ha realizzato Amazon degli store fisici dove vende solo i prodotti che hanno praticamente avuto 4 stelle come feedback, ok? Quindi Amazon ha capito che deve avere degli store fisici. La stessa Apple ha degli store fisici, ma perché ha gli store fisici? Viene definito anche church brand. Perché? Perché c'è bisogno di creare un legame con il brand. E quindi, per esempio, se voi andate in un negozio della Apple, uno store della Apple, più che un negozio sembra una chiesa. Quindi avete le navate con tutti quanti i prodotti, dove ci sono i santi, invece da loro ci sono tutti quanti i device. In fondo, invece di un sacerdote, c'è il tizio che con il numerino dice il turno di chi è per avere assistenza tecnica. È stato volutamente creato in questa maniera qui perché è un ambiente dove vado e dico wow, sono un figo a spendere 1.500 euro per questo prodotto perché sono in un mondo di elite e perché il prodotto è stracool, ok? Quindi aziende che potrebbero vendere tutto online realizzano un negozio fisico. Tu che hai il negozio fisico dovresti ragionare su come intercettare quel pubblico che cerca informazioni online e offrirgli sia quelle informazioni, perché tenete conto che su 100 ricerche online 80 sono di informazionali, quindi cerco solo informazioni. Il 10% sono navigazionali, quindi sto cercando un brand specifico, e il 10% è transazionali, voglio comprare qualcosa. Quindi noi ci troviamo in questa competizione, dobbiamo sviluppare contenuti per informare, per poi portare le persone a comprare online o nel nostro negozio. Qui ci sono poi casi eclatanti di come portare poi le persone alla quinta a comunicare il loro feedback. Ad esempio abbiamo questa azienda che ha sviluppato un cibo per i propri animali domestici che è specifico per quel cane lì, per quella taglia lì, quindi arriva a personalizzare il prodotto che non potrebbe fare nella grande distribuzione con negozi molto grandi, ma con l'utilizzo dei dati online invece riesce a farlo. Oppure il caso di questa azienda che si è specializzata nella vendita di un solo tipo di materasso, lo consegna a casa in questa box e poi chiede alle persone, ovviamente con degli sconti, che quando la persona va a spacchettare il proprio materasso
possa realizzare qui, da lì un video per poterlo poi pubblicare. E quindi le altre persone, vedendo questi video, vanno poi a comprare questo materasso, se non fosse altro per questo metodo un po' particolare di consegna. Tenete conto che questa tecnica di chiedere feedback utilizzando scontistiche o quant'altro viene utilizzato da tantissime aziende, ad esempio Samsung con le TV LED sta attuando una campagna dove, se realizzi un video dove fai praticamente vedere come tiri fuori dal cartone quella TV e quando l'accendi lasci poi una recensione sulle tue prime impressioni, ti dà una gift card per avere uno sconto sui prossimi acquisti. Quindi a tempo zero ha ricevuto un feedback e anche un video, quindi il pubblico ha realizzato dei contenuti e probabilmente riceverà anche un futuro acquisto grazie alla scontistica. Casi di diciamo così ibridi tra mondo online e offline sono tantissimi, cosa prima impensabile, per esempio è l'acquisto di vestiti online, cioè azienda tipo Lanieri invece funziona benissimo, Sweet Supply, sono aziende per esempio che funzionano in Italia dove hanno negozi fisici, quindi tu vai da un sarto che ti prende le misure, scegli l'abito che vuoi e dopodiché lo puoi andare a ritirare dopo a ricevere la consegna a casa. La volta successiva puoi comprare quell'abito, ti basta andare sul sito, trovi già tutte quante le tue misure, puoi modificare qualcosa oppure personalizzare la giacca, i colori dei bottoni o quant'altro e ricomprarlo. Oppure parti al contrario, vai prima online a fare una prima personalizzazione, poi vai con appuntamento a prendere le ultime misure per poi avere il tuo vestito. E quindi in questo caso i due sistemi online e offline sono assolutamente collegati uno con l'altro. Quello che viene fuori è che vale per tutte le tipologie di pubblico, quindi dai sondaggi realizzati da Ipsos, tutto il pubblico vuole un negozio che sia un po' più eclettico, soprattutto il pubblico più giovane, quindi quella all'azzurrino più chiaro riguarda la generazione Z, quindi i ragazzi vogliono avere negozi un po' differenti. Questo non vuol dire solo utilizzare la tecnologia, ma proprio avere un appiglio diverso, utilizzo negozi che sono ecologici, quindi torniamo al discorso di Earth and Love, voglio andare in quel negozio lì perché ha un buon prodotto e in più fa bene a me e fa bene anche al mondo. Possa essere utilizzato come ritiro dei prodotti acquistati online, oppure mi permette di avere una personalizzazione del mio prodotto, o sistemi di pagamento differenti, quindi non devo storcere il naso se mi chiede il bancomat o la carta di credito, figurati se mi dovesse chiedere di pagare con PayPal, ok? Quindi ci sono tantissimi altri strumenti a disposizione, invece oggi si fa fatica ad accettare quelli che dovrebbero essere i sistemi classici, quindi dobbiamo assolutamente abituarci a introdurre altre modalità di pagamento anche utilizzando device come iPad o altro. Qui ci sono degli esempi di aziende che ovviamente hanno utilizzato tantissima tecnologia per far vivere un'esperienza diversa dentro i negozi, quindi in questo caso qui un negozio della Nike che ha messo all'interno anche la possibilità di utilizzare i tapis roulant con cui appunto puoi provare anche le scarpe che puoi comprare all'interno con questo schermo gigante, quindi come se corressi in mezzo al parco. Oppure Sephora, che è attivissima su tutto quello che riguarda la parte innovativa nei propri store, ha inserito anche i robot. Su robot mi ricollego a quello che vi dicevo prima delle concessionarie in America. In America hanno sostituito il venditore con dei robot. E uno può dire è follia, perché era forse l'unico mestiere che non doveva essere sostituito dai robot, perché è il momento in cui devo vendere l'auto. No, perché si ricollega a quello che vi dicevo prima. Le persone sono informatissime online, quindi non vogliono il classico venditore che snocciola dati su dati dell'auto, ma vogliono un amico, perché loro pensano di avere già recuperato tutte le informazioni. E se il venditore mi dice qualcosa di diverso, semmai me la sta dicendo perché vuole vendermi qualcos'altro. Invece io sono convinto perché sono andato in quella community, ho scelto quell'auto, mi hanno anche detto che il colore migliore è caffè latte, e c'è una community che riguarda il caffè latte, e non ve lo invento, è così.
ci sono delle community che parlano di quel modello di auto, solo di quel colore di auto, con quella motorizzazione. Si scambiano foto, si scambiano appuntamenti dove si possono incontrare o meno, quindi è pazzesco la definizione delle informazioni che si possono recuperare. Quindi uno arriva convinto e nel robottino vede un alleato, perché ti chiedo delle informazioni specifiche e tu me le dai, e penso che tu non sia ovviamente inquinato dalla voglia di vendermi, perché sei un robot e quindi mi dà l'informazione così com'è. Dopodiché mi rivolgo al venditore, ma perché voglio fare il test drive, voglio provare la macchina, mi deve dire delle caratteristiche in più, come se fosse un amico, provare in questa maniera, le curve imposte in quest'altra maniera, facciamo attenzione al bagagliaio, ci sta il passeggino e tre buste della spesa, ok? Questo, è, per esempio, è un'azienda che esiste da oltre 100 anni, che ha saputo rinnovare il proprio store. Per esempio, ha messo la possibilità online, è possibile personalizzare le bici che poi si vanno a ritirare in negozio, e anche in negozio ha messo questi schermi che danno la possibilità di personalizzarlo direttamente, e a dimensione naturale vedo la bicicletta che poi andrò a comprare. E se notate c'è anche una pista, quindi lo store ha a cerchio una pista dove si possono provare poi le bici che si comprano. O in quest'altro caso, che avevo già accennato, a Barcellona c'è piccolissimi negozietti dove ho una selezione molto particolare di prodotti, semmai quelli più ricercati, semmai quelli più venduti, quelli un po' più particolari, e dopodiché metto a disposizione degli schermi dove posso comprare i prodotti online, che li ricevo direttamente a casa. Quindi sono entrato in quel negozio lì perché mi trovavo in quella via, l'ho visto e sono entrato, quindi utilizzo tutte le leve positive del negozio. Entro, compro subito, c'è qualcuno a cui chiedere informazioni, vivo un'esperienza diversa. Dall'altra, però, poi ho la comunità dell'online, compro questo adesso, ma online ho tutti questi altri prodotti. E quindi qui poi arrivano le raccomandazioni di Ipsos su quelle che sono ovviamente gli insight principali da tenere conto quando facciamo questo tipo di attività e andiamo a creare un mix tra online e offline. La cosa che bisogna tenere ben presente è che i bisogni delle persone non sono cambiati. Covid, senza Covid, i bisogni sono sempre gli stessi, ed era già un processo in atto quello di andare a creare un mix tra i due mondi. Tanti l'hanno percepito come una opzione, non come una necessità, e quindi si sono trovati nelle condizioni di dire: caspita, realizzo l'e-commerce oggi perché le persone sono a casa, non possono comprare da me, oppure mi invento all'ultimo secondo il servizio di delivery a casa. Sono delle pezze, non sono strategie. Dobbiamo metterci nelle condizioni di capire che questo processo qui era già in atto, ok? Una situazione singolare come quella della pandemia ha accelerato questo percorso, o ci ha dato dei sonori schiaffoni. Quindi dobbiamo renderci conto che è una roba che domani finirà. Semplicemente continuare nel suo percorso, solo che adesso è come se fossimo stati su un tapirulan. Quindi ci ha proiettato in avanti di qualche anno, ma eravamo già su quella via. Portiamo dei casi reali. Per esempio, Sephora, cos'è che vende tramite i suoi negozi? Ovviamente l'attività principale che eseguiva era tramite i suoi negozi fisici. Fabco, abbiamo visto tantissime attività al suo interno per portare le persone a entrare nei propri negozi. Sephora è presente in tantissimi casi studio perché le prova veramente tutte, tipo utilizzare dei sistemi dove, se mi avvicino con il mio cellulare o l'app all'interno, l'app mi segnala la presenza del negozio o delle offerte particolari e così via. Quindi loro, da questo punto di vista, sono molto attivi. È ovvio anche il loro sito online. Cos'è che hanno fatto? Hanno analizzato quello che avveniva sul sito online e come l'hanno attuata questa attività. Come fanno a capire se le campagne online, la pubblicità su Facebook, mi porta poi a una vendita, perché non c'è un collegamento diretto? Hanno utilizzato l'escamotage della carta fedeltà. Quindi, utilizzando le campagne online, dicevano alle persone di andare poi in negozio utilizzando un codice sconto particolare o scaricando praticamente un codice della carta fedeltà. Quindi in questa maniera sono riusciti a collegare campagne online con attività direttamente in negozio. Hanno utilizzato poi i dati di Google Analytics
e vengono fuori dei dati che abbiamo appena confermato anche con 5A di Kotler, e viene fuori per esempio per i clienti di Sephora che il 75% degli acquisti in negozio è preceduto da una visita al sito. Il 70% delle persone che va in negozio Sephora ad acquistare un prodotto ha visitato prima il sito. Quindi è ovvio che la prima cosa da fare è andare a ottimizzare il sito, o aggiungere i prodotti o aggiungere altre informazioni, perché sul sito guardo diverse tipologie di rossetto, poi vado in negozio e vado a scegliere quello che mi interessa di più, o grazie al sito strutturato in una certa maniera volevo comprare un solo rossetto ma ho visto più modelli. E infatti i tassi di conversione delle campagne online sono aumentate di praticamente di 3 volte. Perché? Perché tramite, capendo cosa i click che venivano online e cosa veniva comprato in negozio, sono usciti a ottimizzare ovviamente i risultati. Dall'altra, hanno anche scoperto che i clienti che hanno visto il sito online e poi hanno comprato un prodotto in negozio, lo scontrino è aumentato del 13%. Quindi si hanno avuto ottimi risultati sia ottimizzando le attività online che quelle direttamente poi in negozio, cambiando tipologia di brand. Anche in questo caso più o meno è stata fatta un'attività simile, e qui dall'analisi eseguita Petit Bateau, che è un'azienda che vende abiti per bambini, viene fuori che il 44% in questo caso dei suoi clienti fisici visitava prima il sito entro 7 giorni prima di andare in negozio, 7 giorni prima. Quindi questo bisogna metterselo in testa, le persone si informano online e comprano offline. Quindi questa mamma, questo papà, questo amico che deve andare a una festa di compleanno con dei bambini piccolini, prima di andare in negozio, semmai 7 giorni prima, dava una sbricciatina al sito. Quindi il sito non può essere un sito vetrina dove l'ho messo su tanto per, deve essere il più completo possibile. Oppure, se non è completo, lo devo sapere e giocare in quella maniera lì. Quindi so che il mio negozio non posso mettere tutto online, realizzo un qualcosa che attiri l'attenzione su una tipologia di pubblico o su un prodotto, e poi invito le persone a venire in negozio. Cioè l'attività però deve essere consapevole, devo sapere le mie forze e riuscire ad usarlo. In questo caso hanno capito che le persone navigavano prima di andare in negozio, e quindi cos'è che hanno pensato? Di andare a migliorare ancora una volta il sito, di andare a eseguire attività SEO, quindi ottimizzazione sui motori di ricerca, quindi cerco non solo quel brand specifico, ma sto cercando un prodotto per bambini. Petit Bateau ha fatto in maniera tale da essere presenti nelle ricerche, in maniera tale da riuscire a recuperare nuovo traffico. E qui ha ricevuto ovviamente anche qui delle ottimizzazioni su quelli che sono stati i risultati. Ad esempio viene fuori che gli utenti da mobile convertono l'11% in più e spendevano l'8% in più in negozio. Quindi quella tipologia di utenza che utilizza sia l'online che l'offline è un'utenza che poi è ben disposta a spendere di più. Ad esempio, a voi è mai capitato di fare la spesa online? Sicuramente spendete più soldi che andando fisicamente in negozio, perché un click non costa niente, aggiungi i prodotti nel tuo carrello virtuale e poi ricevi i prodotti a casa, ma il conto corrente è strareale. Ed è quello che un po' avviene, soprattutto su questa tipologia di prodotti. Vedo quella tutina, è bellissima, la compro, ok? Invece davanti, semmai è una commessa, dico, guardo quel prodotto lì, se la commessa non mi è brava appunto a crearmi una bella esperienza e convincermi a comprare altri prodotti, probabilmente è questo il risultato, quindi avere la parte online dove ho uno scontrino maggiore. Qui porto un caso di un'azienda, non un grosso brand come quelli visti fino adesso. Qui parliamo di Grate Caffè, provate a cercarlo online. Questo è il sito, e già si parte subito con un video che fa capire l'anima di questa azienda. Qui cos'è che ha fatto? Ha capito il suo pubblico. Qui ci troviamo a Bali, in una via dove è pieno zeppo di bar che offrono praticamente più o meno la stessa tipologia di prodotto. Questa persona, che adesso vediamo chi è, ha creato questo negozio
questo bar assolutamente instagrammabile, tutto c'è che l'interno, se ci faccio una fotografia viene top. Quella non è una modella, ma è effettivamente una ragazza all'interno di quella, di quel bar, e quindi poi la signora Marie, che adesso vediamo chi è, ha fatto la fotografia e l'ha postata sui social. In questo caso ha capito la tipologia di pubblico, pubblico giovane, e ha realizzato i suoi piatti che non puoi non condividerli, quindi automaticamente ha soddisfatto la quinta A. Lascio subito un feedback positivo. Quando vado a Karate Café, questo è quello che mangio. Non solo è buono, ma è bellissimo da vedere. E quindi invoglio gli altri a tornare. Sulla parete c'è la riprova sociale. Quindi tutte le persone che vanno lì, loro li fanno fotografia e lo pubblico su questa schermata. Quindi c'è poi voglia di, ovviamente, condividere e ritornare. Chi ha avuto questa fantastica idea? La signora Marie, che ha capito quelle che erano le necessità di quella tipologia di pubblico. Sono i surfisti che vanno a mare tutto il giorno, hanno una marea di offerta più o meno simile. Lei ha inventato un posto spartano, ma che è assolutamente da fotografare. Giù qui in basso trovate il link di Andrea D'Ottavio, che l'ha intervistata, e vi consiglio di leggere questa intervista perché è ottima. Questo per esempio è un suo piatto, e ci sono stati diversi influencer che, non pagati, hanno ripostato questa fotografia e hanno parlato di questo piatto che lei si è inventato. Quindi qual è il metodo, Mari? Studiare il proprio pubblico. Quindi io individuo qual è la tipologia di pubblico che viene nel mio negozio, qual è la tipologia di pubblico che naviga sul mio sito o che potrebbe navigare se non ce l'ho. A quel punto studio il mio negozio, come lei ha studiato il suo negozio, sapeva che non poteva, non aveva tantissimo spazio, e quindi l'ha reso un po' spartano, ma quello spartano che diventa poi chic, con pochi mobili di un certo tipo. Ha creato il suo prodotto, quindi valorizzare il suo prodotto, perché ciotola con frutta e verdura, tutti quanti siamo capaci di farli, ma farli come l'ha fatto lei ovviamente porta a un vantaggio, perché la persona fotografa e lo pubblica, e quindi mangiamo con gli occhi prima che con la bocca. E dare ovviamente la possibilità alle persone poi di condividere quello che abbiamo realizzato. Casanova. Qui parliamo di Casanova, ma può essere qualsiasi tipologia di negozio. Cosa hanno fatto loro? Hanno creato un sistema per cui sono online, voglio fare una visita virtuale in negozio con la commessa, con gli occhiali, con la webcam, che mi segue in negozio e gli indico gli acquisti che voglio eseguire. E quindi in questo caso, appunto, c'è il commesso, la commessa che gira per il negozio, gli indico i prodotti che voglio e quindi mi dà informazioni poi in merito. Quindi io li guardo e poi li aggiungo nel carrello, li compro. Qui vedete, hanno creato una cosa, secondo me, molto intelligente, dello sconto a tempo. Quindi mi hai chiamato, stiamo facendo questa visita, se compri entro 5 minuti ti faccio 10% di sconto. Quindi questo è un sistema molto intelligente per mettere quella fretta che può essere utile per vendere, e l'altra per ottimizzare poi i tempi di lavorazione di questo tipo di attività. Non si sono fermati qui, perché per esempio ho visto che adesso online ovviamente c'è la questione dovuta al Covid, e hanno inventato un sistema per poter richiedere direttamente online una visita in negozio, oppure quello che vi dicevo all'inizio, la possibilità di comprare online e ritirare in negozio. Passo, prendo i miei prodotti e vado via. E quindi qui spiega, per esempio, vivi in negozio da VIP, la possibilità di prenotare lo shopping oppure di prenotare il ritiro. Questo è un altro caso molto simile del gruppo Miroglio Fashion, che ha diversi brand, tipo all'interno Elena Miro e altre firme, oppure tra queste c'è anche gli store di Motivi, e anche loro si sono inventati la possibilità di partecipare, di vivere lo shopping in remoto. E quindi, come sto facendo io adesso, loro fanno dei live dove fanno vedere una serie di prodotti, oppure puoi prenotare una visita direttamente nello store con uno shopper, o fare questa visita online. Quindi prenoto un consulente di immagine online che mi fa vedere i prodotti in negozio, li scelgo e li posso comprare direttamente online o prenotarli per andarli poi a ritirare in negozio. Quindi anche in questo caso
un mix delle due attività. Un altro caso studio che, di cui voglio parlare siamo noi. Quindi con la società Enlove anche noi abbiamo avuto affrontare questa situazione di emergenza e facciamo gli eventi fisici. In questo caso gli eventi si sono trasformati tutti quanti live, ma come facciamo a coinvolgere il nostro pubblico? Ci siamo inventati la Love Box. E quindi, per esempio, quest'estate, Beach and Love, avevamo 50 persone presenti, 200 erano a casa, e con le 200 persone abbiamo mandato questa box, dove all'interno c'era una boccettina con la sabbia, delle conchiglie, un gonfiabile che simboleggiava un isolotto con una palma che poi era un portacellulare, e qui un nostro libro, e quindi altro materiale che hanno creato un po' l'atmosfera dei nostri eventi. Questa cosa è piaciuta così tanto che è diventato praticamente il prodotto che adesso diamo a tutti, a prescindere che uno partecipi live o in streaming. A tutti mandiamo a casa la box, che può essere il sistema per iniziare a confrontarci sull'argomento che tratteremo al nostro evento. Ad esempio, nell'evento Hotel Love, all'interno della box ci sarà una boccettina con all'interno un fagiolo da praticamente poter seminare, che simboleggia un po' la sostenibilità del nostro brand. Quindi anche piccoli gesti che possono poi attivare una serie di condivisione da parte degli utenti. Allora, vedo se ci sono delle domande. Allora, per quanto riguarda, sì, una domanda è per quanto riguarda i feedback, dove li posso richiedere? Beh, sicuramente la possibilità di chiedere una recensione su Google non è una brutta idea, quindi lo si può chiedere lì, oppure se ho già il mio sito posso realizzare una pagina sul mio sito dove chiedo queste informazioni. Quindi se ho un sito mi conviene prendere recensioni che già ho su Google e le vado a riprendere, in realtà lei che dicono dicono di noi, e quindi recupero i vari feedback da Google. Dall'altra è sul sito, chiedo feedback, e adesso vediamo anche come posso fare tramite una newsletter, un'email oppure in negozio, per poi portarle anche su Google News. Quindi posso utilizzare sia un sistema che l'altro. L'altra questione che riguarda allora andiamo un attimo avanti. Dirigi il traffico, cioè quello che dobbiamo capire è come i nostri portare le persone da appunto il negozio fisico al negozio online, oppure il contrario. Una delle attività che viene solitamente snobbata è quello dell'utilizzo dell'email. In realtà l'email è uno strumento utilissimo da poter utilizzare. E perché? Perché posso uscire anche fuori dalle logiche. Le persone cercano quell'informazione su Google, ma poi esce sempre Amazon in prima posizione, oppure c'è un mio competitor, oppure non ho ancora realizzato il mio sito e così via. E quindi sono in negozio, eseguo un acquisto, posso trovare il modo di recepire l'email dell'utente per poi mandargli altre comunicazioni. E ci sono diversi motivi per poterlo fare. Uno è, per esempio, abbiamo il nostro utente che va su Google, cerca questa informazione, entra sul nostro sito, si innamora di quello che abbiamo sul nostro sito, si iscrive alla mia newsletter, e in questa maniera abbiamo un collegamento diretto con noi. Quindi perché? Perché mandiamo l'informazione sul telefono del nostro utente, dalla sua email, e creiamo una autostrada diretta verso il nostro e-commerce. Oppure possiamo avere un altro giro: l'utente cerca queste informazioni su Google, entra sul nostro sito, lo portiamo nel nostro negozio, si innamora di quello che gli abbiamo venduto,
si iscrive alla nostra newsletter e anche qui abbiamo la possibilità di mandargli materiale diretto, quindi non dobbiamo aspettare la prossima volta che lui ha necessità e fa una nuova ricerca su Google, e quindi da lì portiamo gli utenti sul sito oppure all'interno del nostro negozio. Questa attività è utilissima e non servono avere un milione di mail. Avere a disposizione 100 mail, 200 mail, 300 mail di persone che mi hanno lasciato volutamente quell'email per eseguire attività poi dove li informo di una nuova promozione, di un nuovo prodotto, può essere assolutamente utile per abbattere dei costi ed avere traffico senza passare tramite Google, dove ci sono ovviamente poi delle problematiche da affrontare, come competizione, non essere in prima posizione e così via. Allora, adesso vediamo se ci sono altre domande. Io qui ho visto la questione dedicata a parlare di grossi brand. In realtà ci sono, in questo caso, quello che serve, si può parlare di Sephora, si può parlare di chiunque altro, serve per capire cosa oggi si sta facendo e sta già funzionando. Quello che poi serve è prendere questi concetti e portarli ovviamente nel proprio mondo. La signora di Bali non è un grosso brand, ha semplicemente capito come sfruttare la propria attività. È ovvio che non l'approccio che ho avuto oggi è quello di indicare quelli che sono il mercato e quello che offre le opportunità che possiamo sfruttare. Dopodiché, se avete delle necessità specifiche vostre, le potete indicare nelle domande e possiamo fare una sessione dove si va a andare su domanda e risposta in maniera specifica nel singolo negozio, altrimenti è impossibile che io possa dare un'informazione peculiare per il negozio di Peppino che si trova in via Taldetali in quella città. Ok, quello che ho mostrato è esattamente quello che oggi avviene e porta risultati. Un consiglio sicuramente pratico è quello dell'email, e può essere richiesta in diversi modi, sicuramente quello di avere una fidelity card o un sistema insomma di richiesta dell'email con la compilazione di un modulo può essere sicuramente uno dei sistemi più semplici. Allora, Martina mi chiede, noi che siamo una piccola realtà, un calzaturificio che produce ma vendi anche scarpe agli utenti finali, è reale poter realizzare una consulenza online tramite il telefonino, per esempio, senza fare investimenti? Sì, quello che abbiamo visto, quindi il discorso è calzaturificio, vende anche agli utenti finali, dice possiamo fare qualcosa noi col telefonino invece di avere grossi investimenti? Sì, l'esempio che vi ho fatto di Casanova era proprio di quel tipo lì e la premessa era lo possono fare un po' tutti, non tutto quello che riguarda tecnologia e spendere tantissimi soldi. Secondo me è importante fare un ragionamento dal punto di vista imprenditoriale ed è questo: io devo sapere cosa oggi il mercato richiede e la tecnologia mi può offrire per soddisfare quella richiesta lì. È come dire, mi serve una nuova cassa oppure mi serve un nuovo bancone, ok, so il costo che ha per soddisfare un'esigenza specifica, oppure il bancone non posso averlo bianco e freddo, probabilmente devo prendere in maniera diversa per portare le persone poi a condividere semmai una fotografia della mia pasticceria, ok? Quindi devo mettere a budget e sapere quello che costa. Quindi per esempio l'attività di acquisto del prodotto tramite il sistema online di Casanova potrebbe costare tot, quindi costare diciamo una cifra, 1.000 euro, ok? In realtà c'è la possibilità di fare delle cose simili perché ci sono diverse piattaforme che lo possono permettere a costi ridotti e quindi può essere un primo sistema, un primo approccio, poi vedo che funziona e posso mettere a budget un investimento, non lo faccio quest'anno ma lo metto nell'ottica. Poi è importantissimo entrare in questi ragionamenti e capire quelli che sono i potenziali investimenti e poi dire bene, per fare un lavoro, una piattaforma completa mi servono 1.000, ma al momento spendo 100 per avere un prodotto simile. Quindi per rispondere, sì, ci sono delle piattaforme, lo puoi fare anche con
volendo anche con quello che sto utilizzando adesso, oppure puoi utilizzare Zoom o StreamYard, cioè o lo fai col telefonino, oppure puoi sfruttare una webcam buona, di alta qualità, per esempio 4K, costa 100 euro. Quindi ti prendi una webcam da 100 euro, oppure una GoPro che puoi attaccare da qualche parte, così l'immagine è stabile e non si muove quando cammini, senza avere gli occhiali strafighi, quindi puoi utilizzare una GoPro 100-200 euro, ce l'hai, e puoi realizzare più o meno un prodotto simile, quindi creare un'esperienza simile a quello che abbiamo visto. Quindi si può fare. Quindi con degli accorgimenti, ragionando un po', puoi realizzare quel tipo di servizio, ed è una cosa molto furba che la tua azienda potrebbe fare. Perché? Perché lo fanno in pochi e non lo sta facendo nessuno, se non appunto i grandi brand. Però bisogna prendere spunto dai grandi brand per poterlo fare nel nostro piccolo. Sì, Angela mi chiede WhatsApp. Sì, potete assolutamente utilizzare il WhatsApp come sistema. Tenete conto, non so se Angela tu hai partecipato anche allo Smart Talking di ieri, ma comunque riceverai anche tu la registrazione video. Per esempio, ho fatto vedere come è possibile tramite Google My Business attivare anche la messaggistica direttamente con i propri clienti. Quello per esempio potrebbe essere un ottimo sistema, quindi puoi decidere di utilizzare WhatsApp o utilizzi la messaggistica di Google per fare praticamente lo stesso lavoro. Altra cosa che potresti aggiungere è la chat, quindi per esempio adesso recupero le varie domande, vi metto un po' di link di prodotti, per esempio nel vostro sito potresti aggiungere una chat che o a volte completamente gratuita o con disabilitate alcune funzioni, o potete averle complete, stiamo parlando di qualche decina di euro, e avete la possibilità di utilizzare una chat. Quindi alla persona, invece di dire utilizza WhatsApp, potresti dirgli vai sul mio sito e apri la chat. Quindi così tu hai una persona sul tuo sito e l'home page, potresti aggiungerci dei prodotti. Dall'altra sta utilizzando la chat, dove tu vai tutto ad archiviare, e secondo me anche dal punto di vista privacy è meglio utilizzare una tua chat sul tuo sito che non utilizzando WhatsApp. Angela sempre mi chiede se mi lasciano dati direttamente in negozio devo far firmare il modulo privacy. Secondo me per l'utilizzo dell'email sì, cioè nel senso, se tu l'email poi lo utilizzi per messaggi promozionali, devi farti lasciare il consenso al suo utilizzo. Se ti ha lasciato l'email per l'attività, che ne so, per l'ordine, per ricevere quel prodotto, tu puoi comunicare con questa persona per quel prodotto lì, non per mandargli messaggi promozionali. Quindi sarebbe bene farsi lasciare l'autorizzazione in merito. Bene, non ci sono più domande. È stato un piacere. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.